Da come potete vedere da questa grafica, Reuters questa mattina sta letteralmente enfatizzando come il mercato stia in questo momento correndo sulla scorta di notizie che ormai si danno quasi per assodate, quasi per certe, legate all'approvazione di un primo Bitcoin a replica sintetica negli Stati Uniti, ricorrendo pertanto al posizionamento mediante contratti a futures. Rappresenterà di fatto l'apertura del vaso di Pandora, perché farà da attrattore di capitali di rischio, soprattutto da parte di altri comparti finanziari, che potranno a quel punto andare a posizionarsi senza tanta difficoltà su la regina delle cripto. Sarà solo questione di tempo, poi arriveranno anche gli ETF che replicheranno con la stessa metodologia, ricorrendo a contratti future, a panieri di basket di cripto, magari i primi 5, i primi 7, i primi 8 per capitalizzazione, e richiamando una delle paure che al momento sta evidenziando il dottor Michael Burry, conosciutissimo per chi segue i mercati finanziari, soprattutto ha studiato quello che è accaduto nel 2008-2009. Come si fa a vendere allo scoperto Bitcoin? Beh, sarà questione veramente di poco tempo, perché una volta che sarà disponibile un ETF a replica, sintetica con posizione esclusivamente rialzista, poi arriverà l'ETF antitetico, quindi che replicherà l'esposizione inversa grazie a rollover con posizioni corte sui future di Bitcoin. Quindi in quel caso il mercato diventerà ancora più sofisticato e sarà a tutti gli effetti ormai. A tutti gli effetti sarà portato via dalle mani dei retail, perché a quel punto saranno proprio gli istituzionali, gli attori, i player che contano le balene, ma non le balene di Bitcoin, ma le balene dei mercati regolamentati, che detteranno l'andamento della criptovaluta più famosa al mondo. Non perdete la super live di questo giovedì con il mio omonimo Eugenio Sartorelli. Faremo un focus su Bitcoin ed Ethereum esclusivamente guardando alle opzioni. E già adesso vi posso dire che se andiamo su una scadenza grosso modo innanzi a noi di un mese, guardate che strike e che rapporti di open interest si iniziano a percepire. Vale a dire che quella famosa chiamata fatta da Mike Novogratz e tramite il fondo Galaxy Digital di Bitcoin a 100.000 dollari entro la fine dell'anno, a chiusura del ciclo storico post-halving, appare plausibile. Ripeto, appare plausibile in forza del posizionamento che si possono in questo momento qua evidenziare sulla prossima, una delle prossime scadenze di un certo rilievo. Notate proprio il rapporto 4, siamo 3 a 1, 4 a 1, anche se andiamo a leggere i volumi, sono sostanzialmente assottigliati, inesistenti, strike in sotto i 40.000 dollari, tranquillamente vanno sono in the money, sono out the money per adesso la maggior parte delle posizioni rialziste o eventualmente di copertura su un rialzo atteso tra i 70.000 e i 100.000 dollari. Quindi sarà a quel punto significativo comprendere che tipo di aspettativa ci potrà essere sul resto della criptosfera, se seguirà in scia o se i volumi effettivamente si concentreranno esclusivamente solo su Bitcoin. In descrizione, come sempre, i link per andarvi a registrare o mettervi in agenda la live di giovedì, da non perdere, perché non penso che ci sia nessuno in Italia che si sofferma ad analizzare i dati di mercato ricorrendo alle analisi, alle metriche, il posizionamento con le opzioni. E poi, anche visto che ha avuto particolarmente successo,
è stato molto apprezzato per chi lo avesse perso, il look flow su Terra Luna che fa comprendere i rischi sistemici che stanno dietro a UST e anche a Luna nel momento in cui si pone fiducia incondizionata agli algoritmi.